Io sono al quarto anno del liceo linguistico Falcone Borsellino ad Arese e studio tre lingue che sono inglese, francese e spagnolo. Parallelamente mi sto anche preparando in vista poi delle mie scelte future, siccome non vorrei proseguire con le lingue, ma bensì con gli studi di medicina. Da quando sono piccola mi ha sempre affascinato l'ambiente ospedaliero, sia perché i miei genitori ci lavorano entrambi in ospedale, ma anche mia nonna aveva una cooperativa che collaborava con la Croce Viola, per cui l'ambiente è un po' quello di famiglia. Tant'è che non mi fanno impressione eventuali ferite o rotture di ossa, perché ne ho viste tante anche in altri ambienti, a scuola, durante gli sport, e quindi ho capito che la mia vocazione era proprio quella. Fino a quest'anno l'iscrizione a medicina prevedeva un test che non veniva fatto per una scuola nello specifico, per un'università nello specifico, ma era un test a livello nazionale e quindi poi in base al risultato ottenuto si vedevano le opzioni nelle scuole in quali si poteva entrare. Il test prevede domande di matematica, logica, biologia, chimica, ma anche di cultura generale ed era aperto fino a quest'anno alle quarte e le quinte. Ma c'è stato un cambiamento nel decreto che quest'anno è stato aperto solamente alle quinte il test, per cui io non potrò partecipare, perché in teoria dall'anno prossimo dovrebbe cambiare ancora la modalità di iscrizione. Dicono che potrebbe essere il primo anno aperto a tutti e dopo 6 mesi di studio fare un test, e se si fallisce in quel test non si può più riprovare. Fa innanzitutto un test. Se si passa il test, bisogna affrontare 6 anni di università, al termine di quali si ottiene la laurea, e poi però bisogna fare la specializzazione. La specializzazione che avviene presso ospedali, alcuni ospedali indicati dalle scuole, dove non si prova la specializzazione che la persona stessa vuole fare, che lo studente vuole fare, ma bensì si provano tutte perché magari provandole si capisce che la propria strada in realtà è un'altra. Viene considerato come un lavoro, infatti si ha una piccola retribuzione, non equivale a uno stipendio normale, però comunque un piccolo stipendio lo si riceve. Per cui all'incirca sarebbero 10-11 anni di studio completi dopo il liceo. Io ne ho parlato tanto con i miei genitori riguardo questo tema perché comunque è un'opzione da tenere in considerazione. I miei genitori non mi hanno limitata, anzi, siccome sanno che è il mio grande sogno, mi hanno sostenuto tanto. Infatti, mi hanno detto che se dovessi essere ammessa in qualche sede distante, loro mi aiuterebbero dal punto di vista economico a trovare un posto dove vivere, un appartamento vicino all'università, in modo tale da frequentarla tranquillamente. Ho fatto la scelta di studiare lingue perché dopo l'università vorrei tanto trasferirmi o nel Regno Unito o in Australia. Comunque io sento che la mia lingua per sempre dovrà essere l'inglese perché è il mio obiettivo, oltre a quello di studiare medicina. Mi piacerebbe tantissimo diventare cardiochirurga, è proprio la mia professione dei sogni. Ho tenuto anche in considerazione di diventare chirurga pediatrica, ma è pesante come lavoro dal momento in cui si ha a che fare con dei bambini piccoli e una perdita in quel campo mi farebbe davvero tanto male rispetto magari ai pazienti più grandi, anche se può essere vista in maniera brutta questa affermazione, però cioè, la penso così, che perdere un bambino sia proprio una cosa brutta brutta. Per cui mi immagino nella mia sala operatoria a operare, sì, mi piace tanto.